Oggi parliamo della tinca ripiena. Prodotto fondamentale per la realizzazione di questa ricetta, l'olio extravergine Sebino Bresciano. Qui ci troviamo a Monte Isola, che oltre ad essere uno dei borghi più belli d'Italia, è l'isola lacustre più grande d'Italia e d'Europa. E la particolarità di questo ambiente decisamente incontaminato e molto bello è proprio quello di essere un'isola in mezzo a un lago. Questo fa sì che il suo clima sia un microclima all'interno del microclima in subrico tipico del lago di Iseo, quindi di un lago alpino o prealpino. E questo ha consentito a particolari varietà, a tante varietà di olivo di sopravvivere anche nelle condizioni più difficili, pensiamo alla gelata dell'85, e quindi la popolazione, la biodiversità di varietà di olivo presenti in questo territorio è immensa. Quindi oltre alle varietà più conosciute sulle rive dei nostri laghi, quindi e internazionali, che sono poi il Leccino e il Frantoio, abbiamo anche delle varietà autoctone particolari, come per esempio la Sbresa, che troviamo solamente qua e in alcuni comuni rivieraschi del lago di Iseo, nella sponda bresciana e nella sponda bergamasca, e poi troviamo anche delle varietà che non sono riuscite ad abituarsi nelle zone, nei comuni delle sponde rivierasche del lago di Iseo, quali per esempio il Moraiolo, il Leccio del Corno, e altre varietà minori tipiche della zona, come per esempio la Fogna o il Negrele, il Miniola. Questo, diciamo, è il panorama varietale che abbiamo in quest'isola. Quindi i punti di forza sono il microclima, che rende la produzione unica, e questo ci consente di produrre oli eccezionali e unici, non solo nel panorama olivicolo bresciano, ma anche nel panorama olivicolo nazionale. Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche di questi oli. Essenzialmente è avere un alto acido oleico, che al palato ci dà la possibilità di gustare un olio estremamente fluido e estremamente equilibrato. E dal punto di vista salutistico l'acido oleico diventa fondamentale perché fluidifica le nostre arterie. Il microclima di quest'isola consente di avere oli che mediamente hanno un acido oleico molto elevato, uno dei più alti nel panorama olivicolo italiano. L'altro aspetto è invece legato ai sentori di foglia, di erba, di carciofo, di cardo, che i venti che caratterizzano quest'isola e che sferzano in alcuni periodi dell'anno quest'isola conferiscono all'olio. Infatti le caratteristiche di un olio dipendono essenzialmente dalla varietà di olive da cui quest'olio poi viene estratto e soprattutto dal clima in cui dimorano. L'aspetto anche interessante della coltivazione dell'olivo in quest'isola è anche come viene coltivato. Infatti, se osservate bene gli aspetti orografici del territorio, vi renderete conto che moltissimi oliveti sono raggiungibili quasi esclusivamente a piedi. Quindi vuol dire che tutte le operazioni vengono fatte manualmente, nel massimo rispetto quindi dell'integrità della drupa, e soprattutto con, diciamo, uno sforzo fisico che non è da poco, perché trasportare oliva, trasportare attrezzature, ramagli, eccetera, solo ed esclusivamente a piedi ci dà anche un po' la poesia di quella che erano le attività rurali ormai dei secoli andati. E l'aspetto fondamentale dell'olivicoltura è di mantenimento e abbellimento del territorio. Se ci guardiamo attorno e immaginiamo questo paesaggio senza olivi, sicuramente ci rendiamo conto della pochezza di questo luogo senza questa pianta. E questo è il prodotto, diciamo, ormai finito della nostra raccolta. È il mosto d'olio, non è ancora l'olio che viene immesso sul mercato. Questo qui è la prima trasformazione, successivamente poi andremo a filtrarlo, quindi a renderlo completamente limpido, ripulito da ogni velatura e da ogni particella, e poi verrà immesso sul mercato. Quali sono le caratteristiche di quest'olio? Essenzialmente, come vi dicevo, avendo un acido oleico alto riscontriamo una grandissima fluidità. Alla bocca e al palato risulta molto delicato, molto armonico, leggermente astringente. L'astringenza è quella sensazione che ci dà la frutta non completamente matura, ci lascia la bocca leggermente secca, ma è una sensazione piacevole.
Per quanto riguarda poi le altre caratteristiche, al momento dell'assaggio riscontreremo una pienezza, un gusto completo, equilibrato, armonico, con sensazioni decise di carciofo, cardo, a volte di mela verde e poi una sottesa sensazione di mandorla dolce o di nocciola, che sono un po' le caratteristiche tipiche dei nostri oli. Gli aspetti che lo rendono diciamo piacevole al palato sono anche una leggera piccantezza e un leggero amaro che conferiscono a quest'olio freschezza e vivacità. Ci affidiamo ora allo chef Marco Martinelli per la realizzazione della nostra ricetta. Buongiorno a tutti, oggi parliamo della tinca del Lago d'Iseo. È una ricetta tradizionale del sud del Lago d'Iseo, è un pesce caratteristico dei canneti del Lago d'Iseo, è un pesce molto diffidente nella pesca e la ricetta nasce dalla volontà dei pescatori di proporre questo prodotto tipico del lago dalle caratteristiche delle carni molto saporite. Vediamo una bella panoramica di esemplari, un pesce grande che utilizzeremo per una ricetta, definiamolo attuale, e i pesci un po' più piccoli per la realizzazione della ricetta tradizionale tipica appunto di questo pesce e che viene rappresentata annualmente nella festa che si svolge a Clusane d'Iseo ogni fine luglio. Ora procediamo nel sfilettare i pesci. Procediamo ora con il confezionamento del ripieno della tinca. La base del ripieno è pane grattugiato, al quale aggiungo grana padano e poi inizio ad aromatizzare con noce moscata, cannella, prezzemolo tritato, e aglio tritato. Un pizzico di sale, pepe, e miscelo con la frusta. Il ripieno non deve essere compattato con troppo liquido, ma viene aggiunto solamente un goccio di olio extravergine di oliva DOP del Sebino, e un goccio di fondo vegetale. Mantenendo però il ripieno ancora asciutto e granuloso. Questo ripieno aromatizzato viene inserito direttamente nella tinca. Ecco la tinca, è stata tolta la lisca centrale, iniziando dalla schiena, in modo da creare un contenitore adatto per accogliere il ripieno. In un contenitore di terracotta viene aggiunto un goccio di olio, foglie di alloro,
Il pesce. E viene cosparso con un po' di pane. Si aggiunge ancora un po' di fondo vegetale sul fondo. E cubetti di burro. La cottura è una cottura classica al forno, a una temperatura di 180 gradi per 40-45 minuti, anche in funzione delle dimensioni del pesce stesso. La parte superficiale dovrà essere ben gratinata e croccante. Ora inforniamo. Bene, nel mentre la tinca al forno cuoce, ho pensato di proporre una ricetta sempre con la tinca, creando uno stecco di tinca con del pane, con farina di kamut e segale e un lampone. È una ricetta che vuole reinterpretare l'utilizzo di questo pesce, ampliando l'offerta ristorativa di questo prodotto. Si utilizza appunto il filetto di tinca senza lische, il timo fresco, una brunoise, un taglio molto piccino di 2 mm di zucchine, della buccia di pepe rosa, pepe nero, aglio, panna di riso e l'olio extravergine d'oliva DOP del Sebino. Procediamo ora con la cottura. Facciamo insaporire un po' di olio con l'aglio. Un leggero aroma è gradevole in questa preparazione. Perché la nascita di questa ricetta? Un po' per armonizzare al territorio questo pesce, creando una ricetta anche più attuale dal punto di vista nutrizionale. Quindi l'alleggerimento dei grassi viene dato dall'utilizzo di poco olio, l'assenza totale di burro e la freschezza di alcune erbe aromatiche e dei vegetali come le zucchine. Quando l'olio profuma di aglio, aggiungo la tinca. La fiamma deve essere abbastanza vivace, in modo da cuocere velocemente il pesce, evitando di renderlo stopposo. Aggiungo un po' di sale e pepe. Tolgo l'aglio che ormai è insaporito l'olio. Arrivati a questo punto, fiammeggio con la vodka. Alzo la temperatura della fiamma. Bagno con la vodka e fiammeggio. Lascio ridurre, finendo la cottura del pesce. A questo punto, trito il pesce in un cutter. Faccio girare fino a rendere purea. Ok, passo il composto al setaccio in modo che, se vi sono delle lische residue, vengano eliminate. Ecco, una volta passata la tinca al setaccio, procediamo
nell'aromatizzarla con il timo fresco. La buccia di pepe rosa. Sale, pepe, un goccio di olio crudo, le zucchine, e per rendere più cremosa la preparazione la panna di riso. Riempiamo la sacca a poche con il composto. E riempiamo gli stecchi. Inseriamo i bastoncini fino in fondo. E finiamo di riempire gli stampi. Facciamo leggera pressione in modo da togliere ogni spazio all'interno dello stampo. Ecco fatto. Surgeliamo dal prodotto a temperatura negativa per facilitare la sformatura. Ecco gli stecchi. Dopo averli surgelati posso procedere a sformarli. Apro gli stampi. E li tolgo uno a uno. Durante la fase di raffreddamento ho preparato questa panatura aromatica. Eccola qui. Ho aromatizzato l'olio del sebino con dell'aglio, ho aggiunto il pane grattugiato e un pizzico di peperoncino. L'utilizzo per comporre lo stecco. Se il pane fatica ad attaccarsi, basta lasciarli sostare un attimo nel pane, che l'umidità esterna lo farà aderire correttamente. Intanto preparo il piatto. Una vinaigrette all'aceto balsamico. Un pezzo di pane. È un pane che anche in questo caso è prodotto con una farina presente in Val Camonica, quindi una percentuale farina di segale, dei semi di grano saraceno aromatizzati alla paprika. Lo stecco avvolto nel pane. Su quale spargo della bottarga di pesce persico
prodotta dal lago di Iseo. E infine un lampone. Intanto che il piatto è pronto, prendo anche la tinca cotta nella maniera classica. Ecco le due preparazioni, la tradizionale e quella che abbiamo definito all'inizio del nostro incontro un po' più attuale, che in qualche modo vogliono creare un'unione tra la cultura del passato e l'attualità, quindi le necessità alimentari dell'attuale periodo storico. E con il piatto di oggi abbiniamo un Franciacorta Brut Riserva. È un vino che fa almeno 60 mesi di affinamento sui lieviti, un periodo lunghissimo che grazie proprio alle sue uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero riesce a maturare questa eleganza infinita. Oggi ci troviamo in Franciacorta e è una giornata fantastica di sole, un bel clima. La Franciacorta è un territorio ricco, noi ci troviamo esattamente tra l'estremità meridionale del lago di Iseo e il bordo urbano della città di Brescia. La legge del vino nel 1967 riconosce la denominazione di origine controllata alla Franciacorta. Nel 1995 il percorso si compie con la definitiva approvazione della denominazione di origine controllata e garantita, il più alto livello di tutela della qualità espresso dalla legge del vino italiana. Quindi la Franciacorta è riconosciuta come vera zona di elezione. Le tipologie del vino che vengono prodotte secondo il disciplinare di produzione sono bianco, rosato e satin. Quindi le tipologie bianco sostanzialmente con i tre vitigni di base, le tipologie rosato con una prevalenza di contatto delle bucce del pino nero e il satin, per quanto riguarda il disciplinare sempre, solo con uve bianche. Quindi il satin è realmente quello che viene definito un blanc de blanc. Le tipologie di Franciacorta in base all'affinamento invece sono il Franciacorta con un affinamento minimo di 18 mesi, il Franciacorta millesimato nel quale in etichetta possiamo trovare l'anno della vendemmia con un affinamento minimo di 30 mesi e il Franciacorta riserva che ha addirittura 60 mesi di affinamento sui lieviti. A parte il satin costituisce proprio una tipologia a sé stante, parte da un affinamento minimo invece di 24 mesi. Si aggiunge la liqueur de tirage per iniziare quella fase fondamentale di rifermentazione che poi trasformerà il vino di base nel nostro Franciacorta. La liqueur de tirage è composta da lieviti, zuccheri e una serie di altre componenti quasi segrete che aiutano il nostro vino a sviluppare una vera e propria seconda fermentazione all'interno della bottiglia. Nella bottiglia a forma champagnotta, quindi la bottiglia adatta per il nostro Franciacorta, chiusa sopra con un tappo corona in acciaio fermato da delle graffette, in quanto la pressione all'interno della bottiglia durante questa fase può arrivare persino a sopra le 8 atmosfere. Dopo la fase del dosaggio, a seconda di quanto zucchero viene calcolato all'interno della liqueur, noi otteniamo il nostro Franciacorta. Le tipologie, le caratteristiche, le scelte di ogni azienda poi portano alle tipologie brut, extra brut, dosaggio zero, a seconda proprio di quanta grammatura di zucchero viene lasciata nel vino da questa liqueur d'espedition. Ecco il nostro Franciacorta nel bicchiere, un bellissimo colore dorato,
un perlage molto fine, un riflesso che subito colpisce l'occhio. L'olfatto è intenso, ricco, con una nota fruttata molto decisa, un po' tropicale. Dalla pesca bianca si arriva all'ananas, quindi dai toni più delicati ai toni più dolci e più convinti. La tostatura si sente leggermente, l'affinamento si fa sentire proprio in questo modo. Il palato rimane ben avvolto dalla sensazione di volume che l'anidride carbonica dà alla struttura piena del vino. Lo Chardonnay si sente in maniera predominante, soprattutto la varietà, la burrosità che esprime questo vitigno in questo vino che è comunque un 100% di Chardonnay. L'acidità ci lascia un ricordo molto nitido, una freschezza e una beva che ci invoglia ad averne un altro sorso.